Sono circa 25 ogni anno solo in Toscana le segnalazioni che riceve la polizia postale su casi di truffe online simili a quello in cui è rimasto coinvolto il comune di Massarosa. Un metodo che permette a un truffatore informatico di intromettersi di nascosto in una comunicazione online finalizzata al trasferimento di soldi per dirottare a sé il denaro. Le vittime privilegiate sono proprio le aziende e gli enti pubblici. È un tipo di truffa particolarmente insidiosa perché l'attaccante, quindi il terzo non autorizzato, si inserisce nelle comunicazioni tra due parti, però la conclusione è quasi sempre la stessa. Arriverà quindi a un certo punto alla vittima una falsa mail che sembra provenire dal solito partner commerciale, in cui però cambia qualcosa. E 99 su 100 cambia il codice IBAN su cui deve essere fatto il pagamento di una fattura, di un acquisto di un servizio o di altra merce. I truffatori usano metodi sofisticati che rendono difficile accorgersi dell'inganno e nemmeno la posta elettronica certificata è immune da pericoli. Ma quali sono i campanelli d'allarme per evitare le truffe di questo tipo? Quindi nel momento in cui c'è un cambio di IBAN o anche un cambio della persona referente del contratto, allora bisogna già porre attenzione e verificare, magari prendere contatti diretti con la parte commerciale. Per proteggersi dal pericolo truffe online, spiegano dalla polizia postale, è importante dotarsi di un buon antivirus e mai cliccare su link o chiamare i numeri di telefono indicati nelle mail sospette.